Buonasera a tutti, aspettiamo un minuto perché si colleghino le persone e iniziamo a fare dopo il punto sulla situazione Covid dopo molti giorni davvero qui nel nostro comune, visto anche che la situazione in questi ultimi giorni ha subito un'improvvisa purtroppo impennata. Grazie intanto degli auguri, davvero che mi state facendo e davvero sono felice davvero da questo punto di vista di essere finalmente tornato in questo ufficio dopo ben 50 giorni. Questo anche a testimoniare che davvero questo virus, questo Covid, davvero è davvero una cosa veramente da prendere veramente sul serio tutti, anche se fortunatamente io non ho avuto sintomi gravi, seri di nessun tipo, però ecco, persone vicine a me lo hanno avuto e quindi davvero rimane, questa è una cosa che rimane sicuramente, quindi davvero a maggior ragione bisogna fare massima attenzione. Aspettiamo davvero un altro minuto e poi iniziamo a fare il punto. Grazie davvero ancora bentornato e mi davvero, fanno davvero piacere a questo punto di vista, vuol dire che comunque c'è una vicinanza tra l'istituzione come deve essere, tra l'istituzione Inizio davvero, sono passati 5 minuti e inizio questo resoconto. Purtroppo dopo un po' di periodo, che anche se ero Non abbiamo fatto le dirette, ero in assenza, non, la mia assenza, però fortunatamente abbiamo passato un mese e mezzo dove noi non avevamo moltissimi casi rispetto ad altri comuni vicini, ad altri comuni della Toscana. Anche la Toscana è sempre stata molto al limite per quanto riguarda i casi per poter davvero passare anche nelle ultime settimane in zona rossa. La Toscana, fra l'altro, sapete, ha scelto di un passaggio a zona rossa a macchia di leopardo per alcune zone che dalla settimana scorsa diversi comuni sono aumentate le zone rosse in diversi comuni, anche comuni vicino a noi, anche purtroppo della nostra Unione, però mentre noi ancora eravamo fortunatamente al di sotto dei 250 casi ogni 100.000 abitanti, abbastanza diciamo al di sotto. Purtroppo questi ultimi giorni, questo fine settimana, diciamo da giovedì, mercoledì della settimana scorsa, sono cominciate ad arrivare notizie non rassicuranti. Non rassicuranti sicuramente e legate principalmente a un plesso scolastico che è la Tirinnanzi, la scuola Tirinnanzi è chiusa, attualmente chiusa, le classi sono tutte in quarantena. Abbiamo la scuola Tirinnanzi, per chi non lo sapesse, è una scuola dell'infanzia dove i bambini, fra l'altro, non usano la mascherina e quindi diciamo è il contagio è ancora. Atti e ci sono, quindi il contagio, la trasmissione del contagio è molto più facile rispetto, diciamo, ad altre situazioni anche scolastiche dove c'è il distanziamento, dove abbiamo anche dimostrato in passato che il distanziamento nella primaria, nella secondaria ha fatto sì che anche se c'erano alcuni casi, praticamente poi non c'era la diffusione. Purtroppo questo non sta avvenendo nella Tirinnanzi dove abbiamo già ad oggi, diciamo, per quanto di mia conoscenza, fino al primo pomeriggio, abbiamo
14 casi, 14, 16 complessivamente legati alla tirinnanzi e due bambini a bassa carica che quindi entro 48 ore dovranno rifare il tampone sempre molecolare. Tra l'altro sta entrando anche da noi la variante inglese, quindi c'è anche casi di variante inglese, il motivo per cui, questo è un po' per informarvi e spiegarvi, il motivo per cui ci sarà, le quarantene sono più lunghe con una modalità anche diversa, quarantene non più di 10 giorni con tampone, ma quarantene di 14 giorni con un tampone molecolare all'inizio e un tampone molecolare alla fine dei 14 giorni. Quindi, proprio perché la variante inglese è più contagiosa, si diffonde più velocemente ed è, anche se devo rassicurare, questo è importante rassicurare anche non solo i genitori, ma perché naturalmente lo vedono direttamente, ma anche la comunità, i bambini stanno tutti bene. Se non si fossero fatti il tampone non si sarebbe fortunatamente al momento così. Se non si fossero fatti il tampone, probabilmente non se ne sarebbero nemmeno accorti. E questo è ancora, da un certo punto di vista, più complicato, perché naturalmente i casi non si noterebbero perché sono completamente asintomatici. Però capite bene che da oggi in poi la preoccupazione per la nostra comunità può essere davvero, può nascere una diffusione importante. Bambini piccoli, famiglie, genitori, nonni, quindi davvero vediamo cosa succede nei prossimi giorni. Domani ci saranno anche i tamponi della gran parte dei bambini, degli studenti dell'infanzia, dei bambini dell'infanzia, delle altre classi, e quindi potremo avere una situazione più chiara nei prossimi, diciamo da mercoledì a giovedì, potremo avere una situazione più chiara. Comunque, questa è una situazione sicuramente, sicuramente preoccupante da questo punto di vista. Abbiamo cercato, Daniela, davvero di mettersi il più possibile negli ultimi giorni insieme, è stato un contatto continuo con le pediatre, che davvero ringrazio, la pediatra Lombardini e la pediatra Dini, che insieme a me abbiamo la Croce Rossa di Strada. La Croce Rossa di Greve si è messa a disposizione per le prenotazioni e la Croce Rossa di Strada per poter organizzare i tamponi a tutti i bambini prima possibile, dedicati, stiamo parlando di un numero importante di bambini, e fare così questo screening il prima possibile, tutti insieme e tutti il più vicino possibile da casa. Davvero, devo davvero ringraziare sia Croce Rossa e le pediatre, che insieme a tutti noi abbiamo cercato di agevolare il più possibile le famiglie in un momento, anche io ho sentito molti genitori in questo fine settimana, di comprensibile preoccupazione, perché materialmente è stata praticamente improvvisa, inaspettata, e soprattutto insomma, bambini piccoli, e la preoccupazione in tanti genitori l'ho veramente avvertita. Altri, devo dire, mi hanno aiutato a far coraggio anche alle famiglie più che si, ai genitori che si sentivano un pochino più in difficoltà. Abbiamo delle difficoltà, abbiamo avuto anche delle difficoltà con delle famiglie che non avevano ben compreso, perché, come sapete, ci sono anche famiglie, genitori che ancora non comprendono benissimo le modalità e il funzionamento, e quindi abbiamo, insieme ad alcuni genitori, abbiamo cercato di comprendere più far comprendere il più possibile questo momento di difficoltà. Anzi, chiedo ai genitori di continuare a collaborare con noi, con l'amministrazione, di segnalare situazioni che si dovessero verificare per quanto riguarda se vengono visti bambini fuori che sono in quarantena e che quindi necessitano davvero,
davvero di far capire che la cosa è seria e che bisogna rispettare davvero questa quarantena per evitare il più possibile una situazione di contagio diffuso che potrebbe purtroppo verificarsi. Oltre alla innanzi di greve abbiamo due classi in quarantena a Panzano per seguito di positività di un insegnante e da ieri anche la quarantena al nido I Girasoli di strada anche lì per la positività diciamo, di un'educatrice, quindi anche oggi addirittura con la stessa modalità dei bambini della Tirinnanzi, oggi pomeriggio alla Croce Rossa i piccoli del nido hanno fatto quasi tutti il tampone molecolare e vediamo gli esiti anche di questo. Questa è un pochino la situazione che un po' preoccupa per la possibile diffusione. Ripeto, eravamo nell'ultimo mese e mezzo veramente molto molto al di sotto dei 250 casi ogni 100.000 abitanti. Purtroppo questa situazione potrebbe degenerare in pochissimi giorni. Quindi a maggior ragione attenzione. A maggior ragione mascherine, abbiamo molte segnalazioni di mancato utilizzo delle mascherine, ci arrivano quasi continuamente segnalazioni di persone che non portano la mascherina. Credo che a maggior ragione la variante inglese sia davvero l'unico strumento in questa fase di difesa davvero dal possibile contagio. Siamo quasi all'arrivo, siamo molto molto vicini all'arrivo, perché se è veramente, io ci voglio credere, dalla metà di aprile ci saranno i vaccini per la vaccinazione di massa, ecco, manca veramente poco. E questo abbiamo, so che le famiglie davvero ora non ne possono più, soprattutto i giovani, i ragazzi non ne possono più. Però dovete capire che davvero dobbiamo fare un ultimo sforzo, un ultimo passaggio, perché dobbiamo davvero fare in modo di arrivare a questa vaccinazione di massa, che è l'unica possibilità che abbiamo davvero di uscirne anche in modo definitivo da questa situazione. Lo dice davvero uno che 50 giorni che è chiuso in casa. Niente, devo comunicare, ho visto anche molti commenti non positivi sulla scelta della chiusura dei principali giardini pubblici del comune, diciamo commenti anche davvero in alcuni casi che non condivido per niente, ma non perché non sia giusto che ognuno faccia commenti, ma perché non sono state capite le motivazioni perché abbiamo chiuso i giardini pubblici. Qualcuno mi scrive che si vietano ai bambini di potersi divertire. Scusate, ma se siamo in questa situazione, stiamo pensando, c'è il rischio di poter chiudere anche le scuole in modo anticipato, cosa si fa? Si permette che i bambini stiano senza mascherina ai giardini, che viene chiesto un controllo da parte delle mamme che sono ai giardini, che sono insieme ai propri figli e che non gli dicano ai propri figli di mettersi la mascherina. Oppure alcune mamme che vi dicono: beh, sono state tutta la mattina a scuola con la mascherina, ebbene, un pochino si devono liberare. Ecco, in questo caso no, assolutamente no. Non è accettabile un modo di pensare che sia questo. Non è accettabile in questa situazione, in questa particolare situazione, che è veramente in questa fase. Al limite, siamo al limite, come avrete letto sui giornali, rischiavamo già la settimana scorsa, l'intera regione, di passare rossa e quindi di essere zona rossa. Non è stato così, ma abbiamo gli ospedali che sono al limite, l'area fiorentina sta in qualche modo cercando di sopperire a quelle che sono già le zone limitrofe, già con le rianimazioni, con i posti di Covid pieni, e stanno
stanno riempendo anche gli ospedali della nostra ASL Toscana Centro. Questo è una cosa preoccupante perché naturalmente non può più Covid ci sono, più malati Covid ci sono e meno posti ci sono per curare le altre malattie. Si passa sempre più a situazioni emergenziali perché devono essere sempre reperiti più posti Covid possibili, più posti letto Covid possibili. Questa è la situazione. Questa è la situazione in cui ci stiamo trovando. In particolare, voglio solo fare un esempio e arrivo anche ai numeri, l'esempio che è veramente paradossale per il nostro comune. Noi nel nostro comune nella prima ondata abbiamo avuto 28 casi positivi, marzo, aprile 28, anche un po' di maggio, 28 casi positivi. Noi abbiamo avuto da ottobre, è chiaro, abbiamo avuto tutte e due le RSA coinvolte nella nostra struttura, come tanti altri comuni. Non è che le RSA sono state colpite in moltissimi o in gran parte dei comuni. Però nel nostro comune abbiamo avuto 546 casi ottobre, da inizio ottobre, da fine settembre, da inizio ottobre, fino ad oggi. Ad oggi abbiamo 546 più 28 nella prima fase per un totale ad oggi di 574 casi. Guardate quanto la nostra realtà, la nostra comunità, la differenza tra la prima ondata e la seconda ondata. Non c'è nemmeno a fare la percentuale perché è talmente, talmente enorme la differenza, quindi a dimostrazione che la situazione è seria. E poi nella prima ondata non c'erano le varianti. Ora ci sono anche tutte le varianti da tenere in seria considerazione. Abbiamo al momento, ad oggi, 63 casi positivi e per casi positivi voglio essere chiaro, non si intende la mia positività, perché un caso come il mio eravamo ai fini dell'ASL, liberi, essendo asintomatici, fortunatamente. Dopo 21-23 giorni, nei 63 casi sono le persone attualmente positive, non asintomatiche, quindi questi sono i casi positivi. Abbiamo purtroppo pagato anche un costo in termini di decessi, un costo veramente importante, una percentuale che in questo caso è superiore a moltissimi altri. Noi abbiamo ad oggi 39 decessi nella seconda fase, abbiamo avuto 39 decessi. Nella prima fase ne avevamo avuti 4 decessi, ad oggi 39, per un totale complessivo dall'inizio della pandemia di 43 casi. Parlando di numeri davvero importanti che hanno colpito molte famiglie. Ecco, questo è la situazione, è il punto della situazione. Purtroppo avrei voluto rientrare con delle buone notizie, e invece devo rientrare con una settimana che ci aspetta, probabilmente non semplice, assolutamente non semplice. Niente, questa è la situazione. Speriamo davvero comunque che volga al meglio, però dobbiamo davvero fare massima attenzione. Ora passo un po' a rispondere a un po' di domande. Allora, tante segnalazioni su assembramenti nei parchi, ci segnalano via Allende il nuovo calisthenics dove ci sono Sì, questi allora. ragazzi e anche a Strade Bianche. I ragazzi senza mascherina nei campi o parchi e sono già stati chiusi, ma anche nelle piazze a fare aperitivi, quindi chiedono più controllo. Sì, con me c'è, avete capito benissimo, l'assessore ai servizi sociali, Ilari Scalpelli, che passava questa prima comunicazione o domanda o richiesta di dare comunque una spiegazione a questa situazione. Non è semplice, chiediamo più controllo, però come ho detto prima,
Allora, se non arriviamo a un autocontrollo minimale, no, e non riusciamo a capire quanto è grave la situazione, non ne usciremo. Non è possibile. Noi abbiamo una pattuglia un pomeriggio. Noi la settimana scorsa, prima di chiudere i parchi, per farvi capire, ci chiamavano in contemporanea da Sant'Anna, dal parco di Greve di Sant'Anna, dal parco di Panzano. Ma giustamente, io infatti li incentivavo le persone a segnalarmi queste situazioni, e dal parco di strada in contemporanea, perché naturalmente dopo la scuola in contemporanea i ragazzi andavano ai parchi senza mascherina. Immaginate voi, con una pattuglia di polizia municipale, dover fare andare a Panzano strada, e molte volte quando arrivavano sul posto, naturalmente magari li vedevano anche arrivare, scappavano, e succedeva questo, scappavano e poi ritornavano dopo la pattuglia della polizia municipale era passata. Questa è un po' la situazione che ci ha portato alla chiusura. Ora, se mi dite che nonostante la chiusura, i ragazzi, i bambini, i ragazzi sono ancora nei parchi senza mascherina, nei parchi chiusi, a questo punto rischiano davvero. E in questo caso rischiano davvero delle sanzioni importanti, i propri genitori, perché poi questi sono ragazzi minori, sono minori, i genitori rischiano delle sanzioni importanti su questo. E non, a questo punto, con un parco chiuso dove non si può entrare, sicuramente, bisogna essere più duri, come dice Giovanni Mineo. Questo caso davvero, davvero dobbiamo ora, fatto questo passaggio, e se effettivamente è così, si continua a non aver capito perché abbiamo chiuso, vuol dire che bisogna essere davvero più duri, e bisogna passare alle sanzioni, ma veramente alle sanzioni, così come faremo l'ordinanza domani. Purtroppo l'abbiamo appena installata, ma capiamo anche che non è possibile. I due parchi calisthenics di strada e di Greve, con ulteriore ordinanza, andranno ad aggiungersi ai parchi principali che sono già stati chiusi in ordinanza. Chiuderemo anche i due parchi calisthenics. Tutto questo fino a dopo Pasqua. Tutto questo fino a dopo Pasqua. Dopo Pasqua davvero faremo un po' il punto della situazione. Questo per quanto riguarda gli aperitivi, è vero, anche quello dovremo essere in questa settimana e anche nella prossima, dove rischiamo veramente di essere zona rossa, per bene essere chiari, rischiamo da lunedì prossimo di essere zona rossa, e quindi dove saranno ancora più marcati i controlli, e si può andare al bar a prendere l'aperitivo, ma non si può stare davanti in 3-4 a bere l'aperitivo. Si prende l'aperitivo e si va fuori fino all'orario in cui è stabilito, lontano, perché dobbiamo stare lontano dal pubblico esercizio, dove abbiamo non si consuma vicino al pubblico esercizio. Cosa invece, tanto per essere chiari, tanto sono chiarissimo, soprattutto a stradanchianti, mi segnalano che questo non sta avvenendo. Quindi, tanto per segnalare un caso specifico, e per segnalare, sicuramente sarà particolarmente attenzionato. Tantissimi commenti su questo argomento. Poi un altro argomento era sulla scuola di Panzano, mi hai già detto, ci chiedono se chiuderà. No, no, allora, le scuole al momento, almeno che non passiamo zona rossa dal lunedì, e quindi il passaggio della zona rossa, saranno chiuse tutte, quindi in quel caso saranno chiuse tutte le scuole. Per ora c'è solo la prima e la terza. Non abbiamo nemmeno, diciamo, rispetto alla scuola dell'infanzia Tirinnanzi di Greve, sembra sia una situazione più tranquilla, proprio per quello che stavo dicendo prima, insomma. Le precauzioni all'interno dell'ambito scolastico, cosa invece non vengono prese nei parchi e nei giardini, tanto per ritornare sul solito discorso, le precauzioni, gli insegnanti, e li ringrazio anche perché non è semplice lavorare in questa situazione, in questa particolare situazione. Gli insegnanti stanno rispettando le regole e tutto quello che sono le prescrizioni previste dal codice in modo perfetto, devo dire in modo perfetto. Questo lo dimostra, come ho detto prima, anche
dei casi di bambini che ci sono stati e che non c'è stata la diffusione. Purtroppo, ripeto, la dell'innanzi, l'infanzia e i bambini, così come nel nido, non possono portare, non portano la mascherina, quindi è tutto più difficile, tutto più complicato. Però ecco, per questa settimana non abbiamo, cioè ci sono due classi, come vi ho detto, due sezioni, però non abbiamo ritorni nelle pure per la chiusura della scuola. Cioè, non sembra ci sia un incremento di casi perché possa portare alla chiusura della scuola. Ripeto, i prossimi giorni per noi saranno decisivi, insomma, saranno importanti capire da qui a giovedì, insomma, quanto sarà l'ulteriore diffusione di casi. Irani. Un altro argomento era sulla prenotazione dei vaccini. Per chi ha già fatto la prenotazione per le categorie fragili, come funziona? Come verranno rinnovati? Allora, noi abbiamo una riunione settimanale o il giovedì o il venerdì di protezione civile con ASL per fare il punto ogni settimana della situazione. Questa è una riunione che devo ringraziare ASL per portarci a conoscenza settimanalmente dell'evolversi della situazione, che serve anche per poi decisioni purtroppo anche restrittive da dover prendere. E quindi su questo l'ultima riunione è venuto fuori che probabilmente la AL, spero da domani o da mercoledì, dovrebbe iniziare a chiamare le persone fragili che si sono già iscritte, si sono prenotate per la vaccinazione. Saranno contattati da ASL e poi sarà molto probabilmente lo specialista che sta seguendo la persona fragile. Come avete visto, ci sono quelle categorie ben individuate su cui potranno. Che hanno questo privilegio, questo giusto privilegio, ecco, per potersi vaccinare. Saranno chiamati direttamente da altri. Marta dice: forza, forza a tutti. Davvero, bisogna farsi tutti forza, però bisogna farsi forza nel rispetto di quelle tre cose principali. E sinceramente, ripeto, per l'ennesima, ma non perché sono stato direttamente coinvolto, ma perché quelle persone che stanno ancora adesso, in alcuni casi, denigrando la mascherina, l'uso della mascherina, questo è veramente inaccettabile. E vi chiedo di segnalare anche il solo, perché in quei casi lì interveniamo e dove vogliamo intervenire per dimostrare che le regole sono queste, è l'unica forma che abbiamo di difesa. E su quella cosa e su quella difesa delle mascherine, dell'uso delle mascherine, bisogna intervenire, soprattutto su quelle persone che stanno denigrando questa cosa. Ci chiedono se possiamo passare come la prima volta che l'anno scorso, con l'auto e l'autoparlante per rispondere. Ecco, questo è. Non sarei voluto arrivare a questo punto, davvero. Questo lo dico però perché dopo l'esperienza di marzo, però a noi non è servita poi l'esperienza di marzo, perché ho fatto un po' il confronto fra marzo, aprile e oggi, marzo, aprile, anche se eravamo all'inizio, però quant'è la differenza dei casi nel nostro territorio. Però la prossima settimana saremo rossi, potrebbe essere davvero anche un consiglio di una decisione da intraprendere, perché se si continua così, sinceramente, ci sono troppe persone che non riescono a capire che quanto sia importante in questa fase. Siamo quasi davvero a un chilometro dal traguardo. Bisogna questo chilometro del traguardo giocarselo bene fino a fondo. Rischiamo di cadere sull'ultimo chilometro, non sarebbe sicuramente insomma, una corsa quando si ha dall'ultimo chilometro e magari siamo anche in testa, non è quella, non c'è cosa peggiore. Ecco, noi non dobbiamo seguire quella strada, ma dobbiamo cercare davvero di andare avanti seguendo le regole, l'uso della mascherina, distanziamento da parte delle attività commerciali. Che sono
amministrano, raccomandare possibile quando somministrano, raccomandare il più possibile che uno quando è stato servito vada poi a consumare lontano e cercando di non stare, non fare assembramento e senza mascherina. Un'altra domanda sui vaccini. Le persone anziane non possono andare in ambulatorio Le per persone mancanza. anziane, allora, le persone anziane o che siano ultraottantenni, allora, come sapete, una delle prime categorie di persone da vaccinare erano gli ottantenni. Su questo, obiettivamente, un po' in ritardo lo siamo perché in questa fase ci sono pochissimi vaccini che sono stati dati ai medici di medicina generale, ma questo non a Greve, non nel comune di Greve, ma in tutti i comuni che sono stati consegnati uno stesso quantitativo di vaccino per ogni medico e che lo richiedeva in farmacia, e quindi il quantitativo di vaccino è stato consegnato uguale per tutti i medici di medicina generale. È che davvero probabilmente ci sarà ancora da aspettare anche su questo una decina di giorni, ma saranno sicuramente i primi poi a dover essere vaccinati. Le persone, come succede adesso, dicevo, per gli ottantenni che non si possono muovere, sarà poi il medico che andrà a vaccinare direttamente a casa, così il medico di medicina generale, così come succederà nel gruppo successivo, nella categoria successiva, fra i settantenni e gli ottantenni, sarà usata la stessa modalità. Sulla vaccinazione di massa vi dico che ci stiamo un po' preparando, perché se davvero arrivano i vaccini dobbiamo essere pronti a iniziare a vaccinare il più possibile. A questo proposito, questo a titolo davvero di informazione, colgo l'occasione questa sera, troverete poi comunicati stampa, sono già uscite venerdì scorso il primo comunicato stampa della nostra Società della Salute Sud-Est, Società della Salute appena costituita, che questo è davvero uno dei primi atti che abbiamo fatto come la salute, e fare un avviso pubblico per persone che si possono mettere a disposizione. Le amministrazioni dovranno individuare ulteriori spazi da comunicare alla Società della Salute, le varie amministrazioni, e persone si possono mettere a disposizione per poter vaccinare. Sto parlando di medici in pensione, infermieri in pensione e poi saranno garantiti da assicurazioni di ASL e quant'altro, volontari che possono servire per organizzare le attese durante la vaccinazione, le code durante la vaccinazione, il distanziamento, che si può mettere a disposizione, può comunicarlo in questo avviso che abbiamo fatto, davvero sarebbe importante avere più possibile, soprattutto avere le persone che hanno la capacità e la possibilità di vaccinare. C'è un'ultima domanda specifica sui tamponi della classe blu della triennale. Sì, Se secondo lo possono fare tutti nello stesso giorno? stiamo organizzando il secondo. Allora, sulla classe blu o sezione C della Tirinnanzi, tanto per capirsi, il secondo tampone ci stiamo organizzando per poterlo fare subito. Lo saprete domani pomeriggio, spero entro domani pomeriggio, di avere l'esito da ASL. ASL sta facendo un'ulteriore verifica su quella classe, deve verificare, sta facendo una nuova indagine, se prolungare la scadenza della quarantena a seguito del contatto con l'ultima persona avvenuta, quindi del contatto con l'ultima persona positiva avvenuta. Quindi domani sapremo se rimane la scadenza, per cui la stessa scadenza che i genitori hanno ricevuto quella notifica di ASL, o se sarà posticipata. In quel caso noi siamo in grado poi di organizzare con la stessa modalità che organizziamo per domani con le tre classi, per poter fare lo stesso giorno, al 14° giorno, la vaccinazione, sì, scusatemi, i tamponi molecolari per tutti. Quindi
Quindi vi diremo poi quali sono le modalità, come abbiamo fatto con le altre LAS. Niente, però dobbiamo aspettare a domani perché c'è un'ulteriore indagine di ASL per verificare se prolungare questa quarantena alla classe blu, classe C, come preferite. Non ci sono. L'assessore mi dice non ci sono altre domande e davvero io, tanti mi hanno scritto bentornato, io li ringrazio tutti e auguri a tutti, davvero tanti auguri a tutti perché ora avremo fino a Pasqua 15 giorni difficili, avremo 2 settimane davvero difficili e quindi tanto auguri a tutti noi, e per gli auguri, non per gli auguri di Pasqua perché avremo tanto modo di poterseli rifare, ma per questa pandemia e ancora una volta massima attenzione e massimo rispetto di quelle 3 regole basilari che sono fondamentali in questa fase, unica nostra difesa. Grazie ancora a tutti e buona serata.